e parliamo di un regista di fama internazionale, un nome gigantesco del cinema mondiale. Stiamo parlando di Alfred Hitchcock. Questo personaggio, al tempo stesso egocentrico e autoritario come tutti i leoni, nacque il 13 agosto, ma misterioso, timido, ombroso, cupo come un ascendente pesci. Leone ascendente pesci, come il chitarrista cantante di Dire Straits Mark Knopfler o Whitney Houston, la cantante autodistruttiva che cantava I Will Always Love You. E quindi Hitchcock ha qualcosa in comune con questi personaggi, perché comunque fu una persona molto misteriosa come ascendente pesci, molto fantasiosa, piena di idee. La sua testa era un continuo calderone, un continuo bollito misto. Le idee forse fanno ingrassare, infatti anch'io sono pieno di idee come lui. Una figura massiccia e complessata, con una Venere nel Cancro, molto sensibile, e un Mercurio nel Leone, che appunto ama lo spettacolo e stare al centro dell'attenzione. Con ascendente pesci e luna e scorpione, Hitchcock perlustrò tutte le dimensioni più contorte, più indirette, più sfumate dell'essere umano. In quegli anni non si usava molto il cinema psicologico, eravamo tutto western e film d'azione, non c'era l'introspezione. Hitchcock, con la sua luna in scorpione, portò l'introspezione nel cinema. Basti pensare a film come Psycho, col suo amico e nemico Anthony Perkins, ariete ascendente gemelli, morto di AIDS nel 93, con cui Hitchcock aveva un rapporto molto profondo e contraddittorio. Film pieni di psicologia come Delitto perfetto, altro capolavoro di suspense e di classe, come La finestra sul cortile, tutti dei titoli che solamente a nominarli mi viene emozione, perché Hitchcock fu un classico esempio di classe, autocontrollo e al tempo stesso pulsioni sotterranee e violente. Questa classe e questa violenza furono proprio il marchio di fabbrica anche del carattere di Hitchcock, che era molto autoritario sul set, voleva che le sue cose fossero fatte a puntino, era un perfezionista incredibile. Aveva un rapporto molto strano con le donne, infatti si vociferavano varie cose su Hitchcock, anche se era felicemente sposato, però con le donne aveva un rapporto di amore e odio. E quindi Hitchcock è un uomo pieno di misteri, come i suoi film. Fu molto amico del regista francese François Truffaut, acquario ascendente Capricorno, morto 30 anni fa nel 1984 per un tumore al cervello, poverino. Anche Truffaut fu molto dimenticato poi successivamente. Hitchcock riuscì a impressionare il suo pubblico passando da un genere all'altro, dal giallo, pure semplice come in Delitto perfetto, allo spionaggio come in Intrigo internazionale, alla dimensione morbosa e ossessiva del suo capolavoro Psycho, di cui vennero girati una serie di sequel, ben altri 4 dopo lo Psycho del 1960, con un Anthony Perkins sempre più emaciato e stanco, consumato all'AIDS, e passando fra vari generi come il suo ultimo film Frenzy del 1980, che proprio è del 73 anzi, che è la chiusa della sua creatività. Poi si ritirò dal mondo, come fece Charlie Chaplin, rimanendo un personaggio ombroso e distaccato, capace di divertenti siparietti, ce lo ricordiamo tutti con quella musichetta ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta, e lui che avanzava col suo pancione, e poi c'era la sigla Alfred Hitchcock Presents, come possiamo dimenticarcelo, e quindi simpatico ma misterioso e tenebroso, come un vero mago della suspense. Per cui, ripensando a questo leone ascendente pesci Alfred Hitchcock, vi saluto e alla prossima puntata di Stelle e Stars.